'Twas on the Isle of Capri that I found her, beneath the shade of an old walnut tree. Oh, I can still see the flowers blooming around her, where we met on the Isle of Capri. She was as sweet as a rose at the dawning, but somehow fate hadn't met her for me. Che spettacolo, l'isola del jazz. Siamo riusciti a realizzare un evento diverso, abbinare in realtà la grande musica con Capri ci è sembrato una cosa perfetta. Vi invito a tributare un caloroso applauso a Peppino Di Capri, Rocco Barocco, Anna Maria Cognelli, Pinuccio De Gregorio, Gianni Mantovani e Paolo Di Franco. Gifts and I am spring, run over the church was ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms will be. Per una serata magnifica che ho passato, questi ragazzi bravissimi tutti, e mi sono deliziato per tutta la sera, perciò sono felice e contento e tornerò anche domani sera e tutte le sere. Sempre questo festival cresca e migliore. E comunque, no, bravo le coppe, lo scenario è bellissimo, bella gente, bei musicisti. Bella Capri, insomma, come sempre. Che dite? Bocca al lupo per le altre. Primo anno Lorenzo, e ci fa molto piacere essere stati ospiti, i ragazzi sono gentilissimi e lui è stato bravissimo a organizzare questa cosa, si è fatto veramente in quattro e le coppola.
Cerchio magico con tutta la gente intorno che ascolta la musica genere. Dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar por macias do mar. Tudo é verão, o amor se faz no barquinho pelo mar, que desliza sem parar, sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol nará. Veja como bate engraçado meu coração assim. Tchim, 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 tá, tá. Capri ne aveva bisogno perché ha ospitato tanti tipi di manifestazioni culturali diverse da questo. Il jazz non deve mancare, il jazz e naturalmente anche la musica brasiliana. Don't forget what I'll if I don't see her each day, then she takes. You make believe it.
Gosh, on a truth, each time I kiss her, no one ever replaced Nancy with a laughing face. Bellissimo, organizzata benissimo e siamo stati molto molto bene. Lunga vita allora Jazz in Casa, speriamo di ritornare l'anno prossimo e l'altro anno ancora, a Dio piacere. Un saluto a tutti. Stasera tutti che partecipavano, tutti entusiasti, musicista eccezionale, inutile dirlo. Mi auguro che continui così e che non si fermi qui, in questi altri anni ci sia sempre di più. Posso, necessita di un festival simile, per cui Capri Jazz è quello che mancava a Capri, è decisamente quello che mancava, assolutamente. Lo so che sono molto banale, però di fatto è proprio quello che mancava a Capri. Ciao, grazie. Jazz in Capri. Non chiamatevi tassista, notizia che ha colto di sorpresa tutti i napoletani. Alle 11.37 del mattino, svegliati di soprassalto da un enorme frastuono, i cittadini accorsi alle finestre sono stati accolti da un insolito scenario. Si è capovolto il Vesuvio. Questa è la storia del nuovo guappo napoletano. Quello che c'ha la Smart, la fidanzata truccata, truccatissima. Fa pure a canna, fa la croisette.
Quindi fate poco spiritosi, ecco, sedete. Che bello essere nati in questo posto, già solo questo basta a far parlare di me. E allora del futuro che mi importa, tanto il napoletano devo far, così per iniziare la giornata. Ascolto i miei melodici dalla mia playlist, da un po' di tempo che ho raffinato i gusti. Napoli è come una deriva esotica, se solo si trovasse in Svizzera farebbe invidia anche all'America. Napoli, perversione geopolitica, se Ulisse fosse nato al Vomero, tu non saresti la sua. Riuscire a tirare fuori le forme, i suoni che normalmente non si ascoltano e non si vedono. Uno ci prova, però non è facile, ragazzi. Posto bellissimo, divertente, bella atmosfera, la gente si diverte. Ci siamo divertiti tantissimo, il posto è meraviglioso, il pubblico anche, quindi lunga vita al Caprinese. Elio, bellissimo! Thank you.
for descending to the garden far below us. Devo dire che questa sera ho trovato un pubblico straordinario, questo mi fa molto piacere, che ha seguito veramente con grande attenzione e interesse tutta la musica e ha risposto con il feeling giusto. Sai, spesso si crea questa bella cosa, una specie di energia retroattiva che parte dal palco, arriva alla platea e poi torna indietro. Stasera devo dire che si è sviluppato un po' questo tipo di magia e sono molto contento. Spero di ritornare un'altra volta. Bella, bello il posto, suggestivo, e insomma, l'organizzazione, sono veramente divertito molto. È stata un'esperienza bellissima in un contesto, una location davvero stupenda, l'acustica magica, contatto col pubblico diretto, emozioni vere e sincere, multietnico, perché comunque c'erano persone provenienti da tutte le parti del mondo e quindi sicuramente, voglio dire, un'esperienza si spera da ripetere. A prescindere dalla mia presenza, io credo fermamente che Jazz in Capri debba fare edizione numero 10, edizione numero 20, and so on. E quindi grazie per avermi invitata al battesimo di Jazz in Capri e spero di tornare anche solo come spettatrice l'anno prossimo. Bye bye! It was on the Isle of Capri that I found her, beneath the shade of an old walnut tree. Oh, I can still see the flowers blooming around her. It's beautiful, it's wonderful. So the setting is spectacular. The music is great, the people are fun, and it's just, it doesn't get any better. I don't know how it could get better. It's beautiful. You've made such a spectacular venue. Well, it's been interesting. We've been coming to Capri for many years, and we always ask our concierge, you know, if there's any special musical events going on. And this year, we were thrilled to hear that during our weekly stay, that there were several jazz concerts happening, and we've been going every night. It's been the most enjoyable part of our day, really, and we kind of organize our whole evening around the jazz concerts. We think the musicians are very talented, they're young, they're vibrant, there's a lot of energy, and it's just a great feeling being around really such wonderful music, and I think it just is quite energetic. There's a lot of energy in the air in the evening, and it's the setting is beautiful, and it's been a highlight of our trip.